E benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'informazione su Onda TV, che apriamo con la cronaca molestie telefoniche senza modalità anonimo. Un 38enne viene assolto. Andrea D'Aurelio. Le chiamate oggetto della querela partivano tutte dal suo telefono, ma lui ha sempre sostenuto che di quelle molestie non ne sapeva nulla. Un 38enne originario di Catanzaro, Vincenzo Cristofaro, è stato assolto dal Tribunale di Sulmona per insufficienza delle risultanze probatorie, ovvero per non aver commesso il fatto, fermo restando la formula dubitativa. A far scattare l'inchiesta dei carabinieri è stata una donna di Raiano che, dopo 3 mesi di molestie telefoniche, da luglio a settembre del 2016, si era rivolta alla locale stazione dei militari per sporgere denuncia. Quella voce sconosciuta dall'altro capo del telefono era diventata un incubo per la raianese che non ne poteva più. Il molestatore seriale si divertiva a proporle incontri e prestazioni sessuali, la etichettava con epiteti davvero scurrili, fino a quando la vittima si è rivolta ai carabinieri. Le chiamate, almeno alcune di esse, erano partite però senza la modalità anonimo, un particolare che ha permesso ai carabinieri di risalire l'intestatario dell'utenza telefonica, Vincenzo Cristofaro da Catanzaro, che avrebbe ammesso di usare la SIM, ma ha negato di aver effettuato quella serie di telefonate incriminate. In mancanza della prova, l'imputato è stato quindi assolto dal giudice per non aver commesso il fatto. In compenso, la donna si è liberata del suo molestatore, anche se molto probabilmente non si potrà togliere lo sfizio di conoscere la sua identità. Il 38enne di Catanzaro è stato assistito in giudizio dall'avvocato Simona Fusco. Morì per un malore a casa dell'amica e sono state chieste le indagini per i soccorritori. Viene respinta la seconda richiesta di archiviazione. Sentiamo. Il giudice respinge la seconda richiesta di archiviazione e chiede nuove indagini sulla morte della 45enne Celestina Pacella. La donna era morta in seguito a un malore in casa di un'amica e la procura, che aveva aperto un'inchiesta contro ignoti per omicidio colposo, ha chiesto per ben 2 volte l'archiviazione del procedimento. Nella sua ordinanza il GIP Marco Billi rileva che, nonostante ulteriori indagini e contrasto tra il consulente tecnico del pubblico ministero e il consulente tecnico della famiglia della deceduta, sia rimasto inalterato e che al momento non appare apparendo chiara e unicamente accertata la causa del decesso di Celestina Pacella, non è possibile escludere la sostenibilità dell'accusa in un eventuale dibattimento nei confronti degli operatori del 118 intervenuti per prestare soccorso alla donna. Il giudice sostiene infatti che, per consentire agli operatori del 118 l'esercizio di diritto di difesa nelle successive indagini che la procura andrà a eseguire, in modo da chiarire definitivamente l'esatta causa del decesso ed eventuali profili di colpa, è necessario che tutti siano identificati. L'episodio risale a febbraio 2016. L'inchiesta avviata per omicidio colposo al momento non vede persone indagate, anche se sotto la lente di ingrandimento ci sarebbe personale del 118 che, secondo i familiari della donna deceduta, sarebbe arrivato nella casa di Cantone dove è avvenuto il malore a distanza di un'ora dalla prima chiamata di soccorso. Celestina si era sentita male a casa di un'amica che era andata a trovare per congratularsi della recente maternità. Mentre parlavano del lieto evento, la donna ha avvertito fitte allo stomaco, un dolore via via sempre più forte, tanto da non riuscire quasi a respirare. Così, prima è stato chiamato il fratello, con il quale la 44enne viveva a stazione Introdacqua, poi il 118. Dal racconto dei familiari e dall'amica è emerso che l'ambulanza sarebbe arrivata a Cantone, la piccola frazione che si trova tra Sulmona e Introdacqua, dopo circa un'ora, ma al loro arrivo per la donna non c'era più nulla da fare. La procura aveva chiesto l'archiviazione per ben 2 volte, visto che il medico legale incaricato, Luigi Miccolis, aveva escluso una responsabilità degli operatori e dell'equipaggio 118. Il giudice però ha disposto nuove indagini. Cercasi medico per il reparto dimenticato. La ASL si muove per urologia. Il reparto, che richiama utenti anche da Roma e da Cassino, come dimostra la nostra inchiesta in corsia, soffre una grave carenza di organico. Si muove la ASL Avezzano Sulmona L'Aquila per l'urologia di Sulmona. Con delibera del direttore generale Roberto Testa, numero 284 del 13 febbraio 2020, pubblicata sul sito istituzionale dell'azienda sanitaria, è stato indetto l'avviso pubblico per titoli e colloquio per l'assunzione a tempo determinato per 6 mesi prorogabili di un dirigente medico disciplina urologia
patologia da assegnare alla relativa unità operativa complessa del presidio ospedaliero di Sulmona. L'intervento della ASL 1 fa seguito alle numerose e reiterate richieste inoltrate dal responsabile Giovanni Di Federico, che da anni ormai lamenta la carenza di organico. Nelle ultime settimane, nel periodo dell'influenza stagionale, Federico è rimasto solo nel reparto che gestisce, lottando con stress e carichi di lavoro pesanti, prendendo in carico utenti che arrivano da dentro e fuori regione. Nel nostro viaggio inchiesta abbiamo incontrato degenti di Chieti, Roma e Cassino. Il responsabile ha chiesto all'ASL di garantire una pianta organica almeno con 4 unità di medici e proprio all'indomani del nostro intervento, quasi per coincidenza, è stato indetto l'avviso pubblico. Sulla scrivania dell'azienda sanitaria permane la lista delle attrezzature richieste dal reparto per sposare sempre più l'innovazione. Si torna al punto di partenza per il Denino Morandi, lavori in 2 lotti. Passo indietro per il Denino Morandi di Sulmona, OndatiG lo aveva anticipato nei giorni scorsi. Dopo 5 anni e mezzo di summit e trattative, la Commissione Edilizia Scolastica Provinciale, riunita oggi a Palazzo San Francesco su richiesta del consigliere comunale Andrea Ramunno, ha dato il via libera al frazionamento dei lavori per la storica sede dei Ragionieri Geometri, ipotesi che era stata già avanzata a suo tempo e poi scartata. La decisione è stata adottata per il reperimento della somma necessaria all'esecuzione degli interventi sull'intero plesso, che ammonta a 8.600.000 euro, a fronte dei circa 4 milioni di euro a disposizione per avviare i lavori nel lotto non sequestrato, per il quale manca il progetto esecutivo. La commissione, presieduta dal consigliere Francesco De Santis, sentito il parere della dirigente del settore edilizia scolastica della provincia, dei tecnici del provveditorato, ha dato indirizzo di allocare i fondi in bilancio per la progettazione del lotto sequestrato, di reiterare la richiesta di sequestro, oltre a bandire la gara d'appalto per il lotto non sottoposto a sigilli. Assolutamente, oggi ho convocato qui a Sulmona questa commissione richiesta dal delegato della Valle Peligna all'edilizia scolastica pubblica, per dare innanzitutto un segnale di rispetto nei confronti di un territorio, perché la provincia si chiama provincia dell'Aquila e comprende tutti i territori della provincia, quindi siamo venuti qui a Sulmona, abbiamo parlato chiaramente della situazione dell'edilizia scolastica qui in città e ci siamo dati 2 priorità per i prossimi mesi: trovare soldi sul bilancio, e questo è un impegno che prendo personalmente, per o su questo bilancio che dovremo votare o sulla prima variazione possibile, prevedibilmente in estate, per finire e finanziare la progettazione di tutto il Denino Morandi, quindi non solo di una parte. Sarebbe svilente se dopo 6 anni andassimo a ricostruire solo una parte dell'intera scuola, e poi impegnarci, come ha votato tutta quanta la commissione oggi riunita sotto stimolo del consigliere delegato, a ritornare a Sulmona con le classi che sono a Prato. I tempi quindi restano lunghi, rientro a Sulmona, come ha dichiarato il consigliere Fabio Camilli. Non può che passare per l'individuazione di una nuova sede provvisoria nella città di Sulmona. La provincia ci ha già provato lo scorso anno, fallendo il tentativo nella trattativa avviata con la Sant'Antonio SRL. Voglio però ricordare che per atti formali dal 4 di aprile la scuola era a disposizione per il trasferimento a Sulmona, parlo del 4 aprile del 2019 naturalmente, e avevamo chiesto già tutta la documentazione per redigere il DVR, che è un documento di sicurezza che tutte le scuole devono obbligatoriamente avere per poter far accedere la cittadinanza e la rappresentanza degli studenti negli edifici scolastici. Non ci fu dato perché c'era una incompletezza. Questo è quanto: non c'erano né pregiudiziali del dirigente, né del consiglio di istituto, né dei docenti, né delle famiglie naturalmente. Così è esordito il dirigente scolastico Massimo Di Paolo, ricordando di aver sollecitato la provincia per ripetere i calcoli sulla classe d'uso, anche se a marzo 2019 la stessa commissione che oggi si è riunita diede il via libera per il rientro in città. Al momento sono 170 gli studenti aspiranti ragionieri geometri, nel 2014, all'epoca della chiusura del plesso, erano il doppio. Che stiamo valutando adesso in doppia veste di consigliere provinciale e comunale, anche con il comune di Sulmona, perché innanzitutto si tratta di un dialogo tra enti e istituzioni, la scuola verrà interpellata in questo discorso, quindi speriamo di arrivare alla soluzione positiva. Sappiamo che a ottobre arriverà la sentenza per i lavori fantasma del Denino Morandi, eppure permane il sequestro su una porzione dell'immobile. Assolutamente, infatti, un'altra richiesta che ho fatto formalmente, qui c'è la dirigente Stefania Cattivera, dirigente provinciale, e anche il provveditorato, è quella di fare immediatamente una richiesta di nuovo di sequestro. Ma questo perché? Perché posto che adesso noi chiederemo dei fondi per la progettazione esecutiva,
poi per, sia per entrare, quindi per un accesso libero, ma anche per un futuro appalto ai lavori, bisogna dissequestrare quella parte di edificio, altrimenti sarebbe, altrimenti sarebbe inutile, parliamo del nulla. Un quadro ben poco rassicurante, come ha ricordato il portavoce del comitato Franco D'Amico, a fronte di calcoli che non tornano. Allora si faceva il comitato 4 anni fa, dicevamo fare lo scorrimento gradatorio. Con quattro mesi si tornava mettendo le torri, si entrava nella parte non sequestrata e non ci permettiamo di dire qualcosa alla procura, perché la procura è l'unica cosa che non c'entra in questa situazione, che sono stati bravissimi, non hanno mai ostacolato il rientro sul mondo e nemmeno di sequestro, stanno ancora aspettando. Il professore ha chiesto la documentazione sull'attuale sede provvisoria del Nino Morandi, l'ITIS di Pratola, la stessa che il preside ha invitato a visitare perché rispondente ai requisiti dei rapporti spazio-unità, didattica e sicurezza. Gli assessori cambiano, ma il degrado resta. La singolare protesta di Via Papa Giovanni. Un pezzo di cartone per denunciare degrado e inciviltà. La singolare protesta parte dai residenti di Via Papa Giovanni XXIII a Sulmona, che hanno lanciato un segnale agli amministratori comunali e in particolare al nuovo esecutivo. Nelle aiuole della lunga arteria stradale i cittadini hanno esposto un cartello con scritto «Gli assessori cambiano, ma il degrado e la monnezza stanno sempre qui». È un modo per rimettere al centro il decoro del quartiere, probabilmente non solo sotto il profilo dell'ordine e della pulizia, ma anche per ricordare la serie di interventi annunciati. In Via Papa Giovanni XXIII sono previsti il taglio e la sostituzione di tutto il viale alberato, come richiesto dagli stessi residenti, gli interventi contro la malformazione del manto stradale, il restyling delle panchine e l'installazione di nuovi arredi per ridare un assetto sociale al quartiere. Il problema delle radici degli alberi che entrano nei garage e nelle case è ormai annoso, ma nulla si sa sulla tempistica dell'intervento inserito nel piano triennale delle opere pubbliche. All'intersezione con Piazza Tenente Iacovone permane la sosta selvaggia delle auto negli stalli riservati alle moto, mentre l'area verde continua ad essere scambiata per una pattumiera con i rifiuti che si accumulano come se nulla fosse. Quello degli abitanti del quartiere è un gesto dimostrativo non solo verso gli amministratori, ma anche verso coloro che non si curano del rispetto dell'ambiente. Proprio questa mattina, di concerto con l'assessore Zavarella, è scattata la pulizia nella medesima aiuola. Ed è stata inaugurata a Sulmona la sede dell'associazione culturale IAMMO e per noi c'era Gaetano Trigilio. È stata inaugurata a Sulmona la sede dell'associazione IAMMO, la sede è ubicata nel cuore del centro storico della città in Corso Video 49. La sede è stata aperta ai cittadini sabato e domenica scorsi. Presente il sindaco di Sulmona Anna Maria Casini, presente l'assessore regionale alle aree interne Guido Quintino Liris, presentatosi spontaneamente come ci ha riferito il presidente Massaro ed ovviamente ben accolto. Presente il consigliere comunale Elisabetta Bianchi, alcuni professionisti ben noti in città, alcuni cittadini già soci. L'associazione vuole essere un laboratorio di confronto e di idee, dove esponenti della società civile, studiosi e cittadini metteranno in campo idee e progetti per rilanciare la città di Sulmona, il territorio ormai al declino. Intanto l'associazione ha già presentato il decalogo delle priorità che sarà la base della propria azione politica e culturale. La sede è aperta a tutti i cittadini ed anche ad altre associazioni che si propongono lo sviluppo del territorio. Noi vorremmo essere, aspiriamo ad essere, forse in maniera un po' ambiziosa, un contenitore di talenti. Cioè tutte le persone di buona volontà che volessero dare una mano, che volessero creare dei progetti per la città, per il territorio, ovviamente sono le benvenute. Non guardiamo destra, sinistra, noi vogliamo lavorare solo per il territorio. Ad ora abbiamo un gruppo di soci su cui possiamo contare, però chiaramente, come si dice, l'unione fa la forza. Il Palasport Nicola Serafini, lasciato sporco dalle associazioni che lo utilizzano, è quanto denuncia la società di calcio A5 del Sulmona Futs, che fa appello al comune. Domenico Vellingeri. Noi dobbiamo sempre fare i conti che una squadra di livello tecnico alto come la nostra fa una difficoltà enorme a giocare su questo campo. Questo non è un campo, io non lo so che cosa succede qua dentro, ma qua quando ritroviamo noi un campo sporco non ci si può stare, non si scivola. Ci si rischia di far male. Questo non è più
un fiore all'occhiello di Sulmona Città. E la denuncia della SD Sulmona Futsal, esternata dall'allenatore Benjamin Fonte al termine della partita di campionato dello scorso sabato. La situazione è diventata ormai insostenibile perché il palazzetto dello sport Nicola Serafini, in località Incoronata, utilizzato da diverse associazioni cittadine, viene sempre trovato in condizioni non ottimali da parte del Sulmona Futsal. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata proprio la giornata di sabato scorso, quando i dirigenti della società di calcio a 5 sono stati costretti a pulire gli spogliatoi e a constatare ancora una volta ammaccature sul parquet. Qui oggi si mette in testa che le associazioni che ne fanno parte rispettano anche gli altri, perché qui gli unici che hanno interesse a pulire il campo siamo noi. E non è che noi possiamo sempre stare a pulire il campo e gli altri lo sporcano impunemente. Gente che viene con gli scarponi, con la terra sotto gli scarponi e la lascia nel campo. Questa è una cosa che è vergognosa per una città, vergognosa per una città. Io spero che chi di dovere si prenda il carico di questo problema. Qua occorre una regolamentazione per la quale, se esiste uno che sporca, pulisci. Da quello che so io, vengono due signore a pulire gli spogliatoi un'ora alla settimana, che non è sufficiente. Basta vedere la condizione degli spalti, basta vedere la condizione del campo, che è quello che mi preoccupa di più, perché i giocatori si fanno male. Così non ci si può allenare bene, non si può giocare bene. Il vicepresidente della SD Sulmona Futsal, William Del Monaco, sottolinea che la situazione va avanti dall'inizio della stagione sportiva. Siamo l'unica associazione, afferma, che tiene cura della struttura. Abbiamo pittato a spese nostre, abbiamo speso tempo per pulire ogni settimana il campo per poterci giocare, abbiamo contribuito alla riparazione del tetto e dell'illuminazione che da 10 anni non funzionava. Non è questo il modo di trattare una struttura come il Palasport Serafini. Non voglio puntare il dito sulle altre associazioni, ma sono tutte a non rispettare né la struttura né la nostra squadra. Oggi dobbiamo dire basta, perché oltre a fare tutto questo paghiamo un canone mensile altissimo che non rende omaggio a chi si è adoperato fino ad oggi per la manutenzione. Il Sulmona Futsal rivolge un appello al comune e in particolare al neo assessore Salvatore Zavarella per le sue competenze proprio nel settore sportivo. Sono stati presi delle persone al comune che hanno anche una certa esperienza in quanto riguarda il calcio a 5, quindi lo sanno cosa significa avere una struttura a queste condizioni. Spero che ne prenderanno atto e che faranno qualcosa. Terza convocazione rappresentativa per Mario Falce dell'Ovidiana Sulmona. Il difensore classe 2003 prenderà parte domani, mercoledì 19 febbraio, all'allenamento in programma alle 14.30 al campo Poggio degli Ulivi di Città Sant'Angelo. Dopo essersi messo in evidenza nei precedenti appuntamenti a Silvi Marina del 22 gennaio e 5 febbraio, Falce è stato nuovamente chiamato dal selezionatore Dario Cantagallo per la seduta di domani, che prevede un amichevole con l'under 17 del Delfino Pescara 36. Sarà una vetrina importante, con l'obiettivo di entrare a far parte della squadra che parteciperà al 59esimo torneo delle regioni dal 24 aprile al 1 maggio in provincia di Bolzano. E si dividono le strade tra il Pacentro Calcio e l'allenatore Mirko De Amicis, che ha deciso di rassegnare le dimissioni per impegni lavorativi. De Amicis lascia la guida della squadra al secondo posto del girone A del campionato di seconda categoria con 11 vittorie, un pareggio e 5 sconfitte. L'ex tecnico ringrazia la società per l'opportunità ed i calciatori per l'impegno profuso. La dirigenza è al lavoro per la scelta del nuovo allenatore. E altro fine settimana ricco di appuntamenti per il Sulmona Rugby. Domenica scorsa la squadra Under 14 ha vinto in casa la gara contro il Tortoreto per 32-5, mentre l'Under 16 è stata sconfitta a Latina per 62-5. L'Under 12 ha partecipato al concentramento giovanile svoltosi all'Aquila. La formazione femminile a Monte Granaro nelle Marche ha fatto registrare i primi successi. La prima squadra impegnata nel campionato di Serie C è invece uscita sconfitta in casa contro il Pesaro per 29-12. In totale sono stati 88 i giocatori tra tutte le categorie che hanno onorato al meglio i colori giallorossi della città e del Sulmona Rugby.
Ed infine i film in programmazione a Digioland Corfinio, con gli anni più belli alle 18.20 e alle 21.10, Dottor Dolittle alle 18.10, Birds of Prey alle 21.10, Odio l'estate alle 21.10 e Sonic alle 18, mentre il Pacifico è chiuso per riposo settimanale. Con questo termine il nostro notiziario, appuntamento a domani, buon pomeriggio a tutti. Sulla nostra regione condizioni di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso, congelate specie sulla Marsica, nell'Aquilano e localmente nelle valli che si affacciano sul versante adriatico. Dal tardo pomeriggio è previsto un graduale aumento della nuvolosità, ad iniziare dalle zone interne montuose in estensione verso il settore orientale entro la serata. Non si escludono deboli precipitazioni sparse, specie in serata e in nottata. Temperature generalmente stazionarie, venti deboli dai quadranti settentrionali con possibili rinforzi. Mare quasi calmo o poco mosso, con moto ondoso in aumento.